23enne residente a Morfasso ha perso la vita ieri sera in un incidente stradale a Bore, sull'Appennino parmigiano. Il giovane era in sella alla sua moto quando ha perso il controllo ed è finito contro il muro di un'abitazione. Nei comuni con più di 5.000 abitanti, un referente e un assessore per lo sviluppo economico. È la richiesta emersa nel corso del convegno Verso la Piacenza del futuro, che a Piacenza Expo ha riunito aziende, sindacati e istituzioni del territorio. Protetto da alti pannelli di legno e in attesa degli sviluppi giudiziari, non si ferma il cantiere per la costruzione del parcheggio interrato in piazza Cittadella. Nell'ex autostazione sono stati tolti gli infissi e i vetri, primo passo per lo smantellamento dell'edificio. Energia, elettrodomestici in comune, il nome del nuovo progetto targato Banco dell'Energia, Fondazione di Piacenza e Vigevano, Caritas e IREN per aiutare ulteriori 100 famiglie in condizioni di povertà energetica. In un anno già supportati 1.000 nuclei in difficoltà. Volley Superlega, dopo 3 anni la Gasteiz Blue Energy torna ad espugnare il palazzetto di Monza, battendo la Vero Volley per 3-0 alla seconda di Superlega. Calcio, in Serie D il Piace impatta 0-0 sul campo del Progresso, ultimo della classe, ora mister Rossini rischia. Pareggio più sostanzioso per il Fiorenzuola, che in casa rimonta l'Imolese e chiude 1-1. Le altre notizie in tempo reale sul sito liberta.it.